parecchio che ce l'ha. Gliel'ho detto pure io che è parecchio che ce l'ha. Ha rotto il cazzo perché il furgone, il furgone che gli porto il furgone. Capito? Io devo portare il furgone. E non solo, me l'hai dato. La moto l'hai dato a mio padre. Perché la moto è di mio padre. E il furgone pure. E vuole che gli do il furgone perché lui gli serve il furgone. E vuole che gli dai il furgone. Perché? Per quale motivo? Perché devi caricare la moto dentro a coso. Devi caricare la moto. Che ma e che ha detto prima? Eh? Come? Devi caricare il mobile a Roma. Guglielmo mi ha chiamato, ha telefonato, mi ha detto, dice, mi serve Domenico che mi devi caricare i mobili a Roma domani mattina. La moto me la dà appena prende la macchina. Hai capito? E quando la piglia la macchina? Non lo so, non lo so, appena possibile me ce la dà. Io dici, guarda, è una vita che ce l'hai sta cosa, dammela lo so, subito. Lo so che è una vita, però se non me dà la moto... Hai capito? Portamela subito. E che gliel'ho detto! Gli ho detto, la voglio subito la moto. Dice, diciamo, non te la posso dare. Eh? La moto non te la posso dare. La moto non te la posso dare? E per quale motivo non me la puoi dare? Perché comando io. E che è roba tua, che dici? Oh, parlaci te con Mirko. Ci vuoi parlare? Sta a casa. Se vuoi il telefono... Dai, ce parlo io, dai. Ce parli tu, ce l'hai il telefono? Se parli, gli dici perché la moto non gliela dai a Domenico? Perché non gliela dai a Domenico? Grazie vostri. Te lo spaccia il telefonino. La mamma che roppe i coglioni, eh! Perché ma ti dice Mirko? Deve portare il furgone a Roma domani. Sabato. Chi me lo porta il furgone? Che Paolo non lavora. Me lo deve portare Mirko. E la moto è diventata di lui? Sì. Perché quale motivo? Perché lui mi fa i favori a me, io gli fa. Allora la moto gliela regalata. Se tu chiami Mirko, te lo spacco qui il telefono. Non ci credi? È mamma che rompe il cazzo, diciamo moto. Abbiamo fatto corridore. La moto gliela regalata. Ti ha rompe il cazzo, ma che ho regalato? Quando via la macchina me la riporta. Porco e Dio. Quando c'ha i soldi, non ce l'ha i soldi. Non c'è, no. Comunque bello che ho capito che la moto non te la dà più e non me frega, tanto la posso rimane a lui ormai. Ma che rimane a lui? Ormai c'è fatto padrone. È mia la padrone. Ormai c'è fatta. È mio. Quante volte te lo dai la fabbrica si vuole? Dai! Ma come ti ho rotto la capoccia? Fai buccia, la bocca. Fai buccia. Non lo rompe? E se ne esce ancora la bocca. Fai buccia, domani. Dai. Chiamalo, no? L'ho chiamato. Ha detto appena gli arriva la macchina la moto non ce la dà mai più. Ormai rimane così. Rimane che lui la macchina non ce la prende più e se chiappa la moto tu e beh. Che è impossibile? È proprio di io ho fame. E vabbè, quello cosa vuol dire? Non sarà mica un problema. Io se voglio me la faccio. Scusate, ma se sei riuscito anche allo gelabita, un cane, che è un coniglio, non ci dovrei riuscire io che sono del toro. Commentiamo. No, fatemi capire, cioè, commentiamo che io mi porto a letto la signora Michela, moglie del mio direttore generale. Certo. Un sorsettino come al solito. Vabbè dai, facciamo un mezzo da champenoise, vi voglio rovinare. Un milione. Un milione? Sì, vabbè, non lo chiamo. La moto non tratta più e rimane a lui. Ehi Robert, sai che differenza c'è tra te e quello di Violati? Sentiamo. Che lui è un cartone
Ciao! Vabbè, lo devo dire. Poi non ce l'hai. E allora che hai fatto? Che l'hai regalata? No. Ma che cazzo vuoi tu? E poi c'hai il premagnà. Ogni volta che devi dire. E che cazzo? Questo ogni volta che mi vede va a mangiare. Ma tu che fai? Lo vai a dire a tutti? No, no. Eh? Non lo dico a nessuno. Così mi sequestrano un po' gore. No, io non l'ho detto a nessuno. Io non l'ho detto perché a nessuno. Perché tu sei scemo. No, io non l'ho mai detto a nessuno. Io non l'ho mai detto a nessuno. Perché si sa. Ma che si sa? Chi lo sa? Non lo sa nessuno. Per fortuna. Allora, fatti i cazzi. Lo sa tutta vecchia? No, non lo sa nessuno. Perché non glielo ho detto? Pulisci bene qua, che sennò viene l'appendicite, te viene. Mettele qua dentro, che poi dopo lavi i piatti. Mettele qua dentro, che poi dopo lavi i piatti. Te, butta via questo pure. Perché? Perché devo parlare. Che cosa, scusi? Lei, Michela Parolo, anni 21, nata a Valasse, di estrazione piccolo borghese, per non dire proletaria. Ex operaia della ditta Saulis, metti tutte le gocce, raccogli tutto. Lascia un po' la buccia. Guarda, dai una pulita. Madonna. Metti le gocce. Porco Dio, Santa Rosa di Guadalupe. Però c'è qualcosa che manca. Il sesso. Il sesso. Ma ecco che un bel giorno si blocca l'assessore e che la parola all'istante fa credo. Ha incontrato un giovane che senza falsa modestia oserei definire simpaticissimo, discrezione di denti pomponi, abitabile come la Mercedes, fisico. No! Oddio, qui c'è il codice! Che butti! Di opera in gran segreto, dandole una massima garantita. Insomma, io sono il messia profetizzato da Iazzone. Provare. Perché deve? Ha finito? Sì. Finito? Meno male. Previsto anche questo, non c'è problema.